Benvenuto a Roberto Giachetti, candidato centro-sinistra del PD a sindaco di Roma. Buonasera Giachetti. Buonasera. Vi siete incontrati con la Raggi, no? Dietro, no, nel backstage. No, siamo entrati usciti da parte diversa. Ah, proprio avete... A me piacerebbe tanto incontrarla, ma ancora non riesco a farlo. Niente. Domani pare che forse l'evento accadrà. Forse ce la fate. Siamo arrivati alla fine, magari i romani avrebbero avuto piacere di sapere prima come la pensavamo sulle cose e il confronto, però... Vabbè. Voglio che lei scateni, si prometta, ma guardi che poi noi la inchiodiamo passo passo, se diventa sindaco, scatenare l'inferno contro questo che è uno scandalo vergognoso. Si prende un impegno. Guardi, non solo l'inferno, di più. Purtroppo io conosco queste vicende. Quando sono entrato in Campidoglio, le faccio un esempio, nel 93, c'era il protocollo a mano. A mano. Significa che si scriveva il numero a mano. Quando io dissi, vabbè, ma c'è stata la tecnologia, facciamolo informatizzato, ci fu una grande resistenza, perché anche da quelle piccole cose si capisce che scriverlo a mano significa che il numero sale, scende. Noi dobbiamo fare due cose fondamentali: semplificarle le procedure, perché alcune volte sono fatte così proprio perché hanno bisogno di intermediazioni, e renderle pubbliche attraverso la digitalizzazione, tracciabile. Io voglio che uno che deve aprire un'attività commerciale legge sul sito, sì, ma come si che fa. Qui c'è una società incaricata dalla regione, certo, che fa i... ma... che fa, insomma... Ma ci sono gli ex dipendenti comunali che Giochetti, non sono più dipendenti comunali e appunto, che utilizzano la loro esperienza, perché bisogna sempre avere un'intermediazione. Va bene, sorveglieremo quello che farà. Senta, noi abbiamo messo, credo, chiedo anche a chi sta a Calvi, abbiamo messo sotto pancia PD sotto Giachetti. Ancora no. Abbiamo io messo noi. Io non ho stabilito, lei lo sa no, perché... che sono venuto anche durante le primarie, quindi io sono un candidato del centro-sinistra. No, no, nel senso che ho visto che nel suo sito, sì, per esempio, lei non cita neanche per sbaglio il PD. No, ma guardi, in tutto il sito Roberto Giachetti non c'è una volta citato il PD, una bandierina, ma niente. Io sono vergogna? No, io sono iscritto al PD, sono un parlamentare e del PD. Perché non ce l'ha mai messo un riferimento? Perché io in questo caso sono il rappresentante di una coalizione, dovrei metterli tutti i simboli. Infatti, se lei vede, ultime pubblicità ci sono tutti. Sì, ma quando lei racconta la sua biografia, la sua storia nel sito, come lei sa, la mia storia è una storia che nasce radicale, sì, e poi diventa, e io sono a pieno titolo. Ogni tanto il PD c'entra, no? In me ci sta sempre, però lei che rispetta. Rispetto io nei confronti dei radicali, dei verdi, dell'Italia dei valori, delle liste civiche. Quindi lo fa per rispetto, insomma. Lo faccio per rispetto. Ma nella sua guardi campagna... Io non mi sono mai nascosto dalle responsabilità che il PD ha avuto in questa vicenda. La mia domanda è maliziosa. È chiaro che venendo da un'amministrazione PD Roma, essendo i romani molto incazzati, diciamo, per come è Roma... Confermo. Conferma, come potrà vedere. La domanda è, nella sua campagna elettorale, onestamente, il PD è più un ingombro o un vantaggio? Il nuovo PD è un vantaggio, perché ci sono ragazzi che si stanno dando da fare. Come lei sa, abbiamo fatto le liste pulite, l'ho annunciato qui da lei, in anticipo sulle decisioni dell'antimafia. Abbiamo fatto un grande cambiamento con l'operazione che ha fatto Barca sui circoli. Il PD di oggi è molto diverso dal PD di ieri. Ha sentito che la Raggi diceva prima che, secondo lei, le decisioni prima vengono prese da Buzzi e da Carminati, non da Marino. Secondo lei è così? Guardi, no, non è così. Io ripeto, so perfettamente che noi abbiamo avuto delle responsabilità e tutto quello che ho fatto insieme al commissario Orfini, a Barca, che come sa lei ha lavorato al programma, sono tutte cose, compreso l'annuncio della giunta prima, per cui i romani potranno sapere, sanno i nomi ma delle persone che... Ma sono loro di sicuro? Certo che sono di sicuro. Di sicuro? Abbia pazienza. È vero che la politica è capace di tutto, ma le posso garantire. Mi invita qua e mi direi pomodori lei. Va bene. Allora, senta, ma... L'ha colpita a proposito la defezione della Perilli, che ha detto che voterà per la Raggi. Sabina Perilli è un'icona della sinistra romana, no? Del PD, insomma, anche. Ma guardi, io, diciamo, il Movimento 5 Stelle è un partito che oscilla tra il 25 e il 26 nei sondaggi in tutte le, in tutte le città. Quindi che ci siano persone anche della società, diciamo, non politica, che appoggia il Movimento 5 Stelle non mi stupisce. A me non dispiace perché lei è l'icona della sinistra. L'appello alla Perilli, no? L'ho già detto. A me non dispiace perché lei è un'icona della sinistra. A me dispiace perché lei è romana e io ambirei a che lei fosse più convinta delle mie proposte e delle mie capacità di quanto non sia per gli altri candidati. Senta, però Roma è letteralmente al collasso. Servirebbero, secondo me, dei provvedimenti immediati, no? Proprio anche di, come dire, di sollievo immediato dei cittadini. Tra l'altro adesso siamo di nuovo invasi dalla spazzatura. Invece lei, diciamo, annuncia come priorità la riforma della macchina amministrativa, che è una bellissima intenzione, ma
È una roba che ci vorranno 20 anni, 10 anni. Intanto lei come lo dà sollievo ai cittadini romani? Ci dica una cosa che subito ci fa respirare se diventa sindaco. Le vorrei dire, scusi, mi dica. Il servizio che lei ha mandato, sì. Se non c'è una riforma della macchina amministrativa, quella roba sarà lì per i prossimi 10 anni. Sì, ma ci vogliono degli anni. No, guardi, che no. Semplificare le procedure non ci vogliono degli anni. Comunque io l'ho detto, io ho detto per esempio che ho messo la task force sulle buche immediata. Cioè io ho detto facciamo un telefono al quale si chiama, come per i dati taxi, uno segnala la buca e dall'altra parte ci sarà una persona che dice entro quanto tempo quella buca va coperta. Questa è una presa di responsabilità anche dall'amministrazione, perché se io poi non lo faccio, il cittadino sa con chi prendersela, cosa che puntualmente in questa città non si sa mai con chi prendersela. Lei sa che se c'è una rottura su un marciapiede, dipende se il marciapiede è della viabilità principale, competenza assessorata ai lavori pubblici, o viabilità secondaria, competenza del municipio. Senta, casca nel marciapiede e alla fine non si sa di chi è. Senta, mi dica una cosa, perché lei è antiproibizionista, sì. Viene dal mondo radicale, noi sappiamo benissimo che a Roma... ci sono dei posti dove uno può andare a comprare l'erba, l'hashish e anche ben altro, diciamo, a cielo aperto, una cosa incredibile. Lei glieli manda ai vigili urbani, a quelli che vendono la marijuana? Guardi, innanzitutto lì ci dovrebbero andare le forze di polizia. Però, io finché c'è una... Lei sa che io sono il primo firmatario di una legge per la legalizzazione delle droghe leggere. Quindi che fa? Ma finché c'è una legge, per me quella legge si rispetta. Quindi vale, ce li manda ai vigili? Vale per la marijuana e vale per le unioni civili. Quando c'è una legge, la legge si rispetta. Senta, chiuderei i campi rom, mi dica soltanto se li chiude o no. Perché gradualmente voglio chiuderli. Li vuole chiudere? E dove li mette sì. I rom? Quelli che possono stare, come tutti i cittadini normali, attraverso il loro sostentamento nella città, vanno in città come tutti i cittadini normali. Coloro che vanno aiutati perché sono un problema sociale, vanno aiutati. Però tutti i bambini devono andare a scuola e si interverrà sicuramente, man mano che li smantelliamo, per i problemi di bonifica rispetto ai fumi e tutto quello che succede. Senta, lei ha detto no ad accordi con Verdini, invece Verdini ha detto che vi appoggerà, cioè lo ha detto a Brignani. Lei ha detto no agli accordi con Verdini, però se mi vota la destra io voti li prendo. Allora, il punto è questo, sì. Si possono prendere dei voti e non restituire in qualche maniera i voti ricevuti, anche dal punto di vista elettorale e dal punto di vista del programma? Guardi, come lei sa, normalmente i voti per restituirli si usa la giunta. Io la giunta l'ho presentata prima, quindi nessuno mi potrà venire a chiedere nulla. Dopodiché chiedo a lei, sì. se io le dico che voglio fare il prolungamento del tram 8 fino a Termini, lasci perdere chi sono io. Lei giudica sul fatto che io sono del PD, del centrosinistra e centrodestra, o giudica per quello che io propongo? Le amministrative sono diverse da quelle nazionali. Quindi non le dà fastidio essere appoggiato dai verdiniani? Ma scusi, noi dobbiamo vincere. Lo sa che a Roma, cioè, lei tanto dice più se c'è il ballottaggio, si vince con un voto in più. E io che cosa devo dire? A me, io non è che vado a cercare il voto di Verdini. Però io cerco il voto dei romani. Dentro il voto in più dei romani ci sarà, io mi auguro, anche quello dei 5 Stelle, quello dell'Italia dei Valori, di tutti quanti. Perché si vince con un voto in più, senta, se no si perde. Però il senatore Danna, tra poco ne parleremo con i nostri ospiti, il senatore Danna, di ala del movimento di Verdini, ha detto Saviano è un'icona farlocca, gli toglierei la scorta. Che ne pensa? Che è un'affermazione ridicola, assurda, incomprensibile, inaccettabile, ma infatti non ho nessun accordo col senatore Danna. Lei fa riferimento al fatto che c'è un candidato su mille, che sembra, e lo ha smentito lui stesso, e Maria Fidamoro ha minacciato di uscire dalla lista in cui è candidato, che sembra sarebbe appoggiato da alcuni di ala a Roma. Non c'è nessun accordo, perché non ci sono liste che appoggiano il candidato Giachetti. Lei è ancora un parlamentare del Partito Democratico, quindi diciamo l'alleanza con Verdini in maggioranza comunque c'è. Torno, le dà fastidio essere appoggiato da quelli come Danna? Torno, non sono appoggiato da quelli come Danna. No, intendo dire a livello parlamentare, non in comune. A me, ma infatti io non sono... È un problema, lei è ancora in Parlamento. Ma guardi, questo è il problema della nascita di questa legislatura, perché non c'è una maggioranza che ha vinto le elezioni e bisogna fare le leggi con chi ci sta. Se lei perde, mettiamo i ballottaggi, si dimette e va all'opposizione o rimane vicepresidente alla Camera? Io non perdo il ballottaggio. Non ha risposto alla mia sindaco. Domanda. Esatto. Non ha risposto alla mia domanda. No, non rispondo alla sua domanda perché esiste io sarò sindaco. Esiste la possibilità che lei perda, lo sa? Non esiste. Quindi questo è un modo per non rispondere alla mia domanda, grazie. Grazie a lei. Arrivederci.